Envision TV, esserci nell'era digitale. Camerino, capitale del tennis tavolo. Dal 15 al 20 luglio si svolgerà il 9° campionato europeo universitario di tennis tavolo, organizzato dall'Università di Camerino e dal suo centro sportivo universitario. L'evento è stato presentato presso la sede della Regione Marche, davanti alla quale ha fatto sosta un autobus del parco macchine Contram con l'immagine grafica dell'evento, che ha trasportato gli oltre 50 studenti Unicam presenti alla conferenza stampa che parteciperanno alla competizione internazionale. Coordinato da Marco Moscatelli, l'incontro con la stampa ha visto la partecipazione del presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, del rettore dell'Università di Camerino, Claudio Pettinari, dell'assessore di Camerino con delega all'Università, Stefano Sfascia, e del presidente CUS Camerino, Stefano Belardinelli. Bulgaria, Cipro, Croazia, Francia, Germania, Inghilterra, Italia, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Russia, Svizzera, Turchia e Ucraina, per un totale di 15 nazioni europee partecipanti, le cui delegazioni arriveranno il 14 luglio e saranno ospitate nelle palazzine del campus universitario. Realizzare manifestazioni sportive di questo livello significa richiamare l'attenzione sul nostro territorio. È un invito a visitarlo. Significa mettere al centro le aree del sisma, ha ribadito il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli. Per noi e per Camerino credo una grande vittoria poter ospitare una gara internazionale di universitari, dare un segnale molto bello attraverso lo sport, che è un segnale di amicizia, di educazione, di cultura, ma anche di un territorio che reagisce e mette in piedi cose interessanti. L'Università di Camerino si è confermata pochi giorni fa la prima nella sua categoria, lo è da lungo tempo, ma una cosa è farlo in condizioni normali, una cosa è mantenere questo primato nella situazione straordinaria in cui si trova a gestire, e questa manifestazione lo testimonia in pieno, cioè essere in grado di portare avanti segni importanti che raccontano tutti quanti la capacità, la qualità di questa università, di questo territorio. Soddisfazione è stata espressa dal rettore Unicam Claudio Pettinari per la rinnovata scelta dell'Ateneo quale sede di una competizione così importante. Merito non solo della qualità degli impianti sportivi, ma anche di tutto lo staff del CUS Camerino. Riusciamo a organizzare la 9ª edizione dei campionati di tennis tavolo, 9ª edizione dei campionati europei, un grandissimo successo, più di 30 squadre partecipanti, 15 nazioni, tanti giovani, tanti dirigenti che verranno e avranno l'occasione di visitare le nostre strutture, di visitare i nostri impianti, di godere dei nostri servizi e quindi di apprezzare e soprattutto sono sicuro di commentare positivamente su quello che Unicam sta facendo e sul nostro lavoro. Nel dicembre 2017, ha spiegato il presidente CUS Camerino, Stefano Belardinelli, Camerino è riuscito a strappare la candidatura ad altri importanti centri universitari sportivi europei e ha portato a casa la terza candidatura dopo i due precedenti campionati europei universitari di volley, nel 2008 e nel 2015. Questo è stato possibile grazie alla grande sensibilità del presidente della FITET, Renato Di Napoli, e al prezioso aiuto non solo morale, ma anche materiale, di Elio Corrado, pilastro del tennis tavolo nazionale, e ovviamente del rettore dell'Università di Camerino, Claudio Pettinari. Il nostro bellissimo ma anche sfortunato territorio, il continuo miglioramento della qualità della vita universitaria, degli studenti e la proiezione internazionale di Unicam sono i motivi che hanno spinto l'Università di Camerino e il suo centro universitario sportivo ad imbarcarsi in una nuova sfida sportiva. Nella doppia veste anche di presidente Contram SPA Camerino, Stefano Belardinelli da sempre sostiene le iniziative del territorio e dell'Unicam. Questi campionati europei di tennis tavolo con ragazzi che verranno da 15 nazioni e da 30 università credo che daranno un colore ai nostri già meravigliosi impianti sportivi e territorio come quello del Parco Nazionale di Sibillini, incredibili. Uno sport, il tennis tavolo, che ha grandissime tradizioni nelle Marche, con Senigallia e Sant'Elpidio a Mare che hanno storicamente 20-30 anni fa conquistavano titoli europei. Anche Contram è, diciamo, un'impresa che deve avere una sua ricaduta sociale sul territorio, quindi è sempre vicina alle associazioni sportive, alle scuole in particolare, per una ricaduta socio-economica incredibile. Il tennis tavolo peraltro è anche sport molto famoso tra i paralimpici e anche qui vediamo come anche un autobus, tra l'altro, che deve avere la pedana disabili, no? Deve favorire questo tipo di facilità nelle agevolazioni per tutti i cittadini.
e quindi sport, giovani, territorio, internazionalizzazione, turismo sono importantissimi. È una manifestazione importante a livello europeo di uno sport importante che è praticato da milioni di persone. L'università è Camerino, Camerino è l'università. Un legame lungo di secoli, un legame indissolubile. Camerino esiste se c'è l'università, l'università esiste se c'è Camerino. Che tipo di esperienza è questa manifestazione che a tutti gli effetti vi porta in una vetrina europea? Mi ricordo quando ci furono i campionati di pallavolo, fu un'emozione grandissima, la location era diversa, avevamo il bellissimo centro storico, adesso non abbiamo più quello, ma sicuramente faremo il possibile come volontari, come ragazzi, per ricreare quella situazione e cercare di rifare una bellissima esperienza sia per noi che per i nostri ospiti. È un modo di unire tutti gli studenti anche di Camerino che non parteciperanno proprio a questo torneo, però potranno assistere, potranno trovarsi tutti insieme, sarà anche un momento di divertimento comunque.